Qui a Cosmoprof 2019 entriamo a far parte, a conoscere una delle più belle aziende del settore, Difon. Siamo con il presidente della società, l'amministratore delegato, il dottor Paolo Parodi. Intanto grazie dell'ospitalità. Grazie a voi di essere venuto a trovarmi. Quando nasce, presidente, la Parlux? La nostra azienda Parlux nasce oltre 40 anni fa. L'obiettivo per cui noi nasciamo, io sono il fondatore dell'azienda, allora eravamo poco più di un sottoscala e l'obiettivo nostro era di fare l'asciugacapelli che il parrucchiere ha bisogno. In quel periodo l'asciugacapelli erano tutti fatti di materiale di metallo, pesanti, un po' pericolosi perché la corrente elettrica e il metallo non vanno molto d'accordo, e io ho avuto l'idea di fare il materiale plastico. Quindi lei pensava già all'ambiente allora? Pensavo di fare l'asciugacapelli che il parrucchiere aveva bisogno, quindi ho pensato che farlo in materiale plastico guadagnavo molto in peso, gli davo un apparecchio molto più leggero e poi gli davo un apparecchio molto più sicuro, perché la corrente con la plastica è tranquilla. Sono stato il primo a fare questo, la sua per il professionale in materiale plastico, e praticamente un paio d'anni dopo erano spariti gli asciugacapelli professionali in metallo, sono diventati tutti di plastica. Lei è stato il pioniere di questa invenzione? Sì, io posso dire che ho inventato l'asciugacapelli in materiale plastico, e questo qui è stato il motivo del successo della nostra azienda. In più cerchiamo di aggiungere sempre delle nuove innovazioni. Adesso in questo modello abbiamo aggiunto... Ecco, possiamo far vedere i nostri telespettatori? Abbiamo aggiunto questo sistema che è un catturacapelli. Con questo qui la ventola che gira qui avvolge i capelli che riescono a penetrare tramite il filtro che è già fatto per impedire che entrino i capelli, ma quei pochi che entrano si arrotolano all'interno di questa mola per non danneggiare le parti in movimento della sua capelli, e con questo diciamo la sua capelli dura ancora di più, oltre già a una sfilata di colori che abbiamo presentato e che dà diciamo un'altra piacere al salone del parrucchiere. Certo, anche l'occhio vuole la sua parte, ma presidente, quanto è importante la ricerca in tutto questo? Perché mi pare di capire che ci sia poi una ricerca alla fonte. È molto importante, noi dedichiamo a gran parte della nostra attività al nostro reparto di ricerca e sviluppo. Attualmente stiamo lavorando per il futuro, che vogliamo diciamo dotare i nostri apparecchi di quel tanto di elettronica che possa fare diventare tutte le caratteristiche che noi vogliamo dare al parrucchiere migliori, quindi sia come equilibrio di potenza e calore, come peso, alleggerimento di peso e tutte quelle caratteristiche che il parrucchiere vuole. Possiamo definire l'asciugacapelli per eccellenza fatto su misura, insomma. Sì. Taglio sartoriale, via. Diciamo che non lo consideriamo l'asciugacapelli che il parrucchiere ha bisogno, e siamo riusciti a darlo per oltre 40 anni e tenteremo di continuare a dare per almeno altri 40. Siamo i leader di mercato in vari paesi del mondo. Come si divide il fatturato, presidente? Guardi, noi tra il 25 e il 30% lavoriamo in Italia, il resto va all'estero. Molto bene, noi la ringraziamo, ovviamente le auguriamo un buon Cosmoprof 2019, e dalla Parlux, dove veramente vengono fatti gli asciugacapelli d'eccellenza, noi continuiamo il nostro viaggio all'interno della manifestazione fieristica. Grazie, è stato un piacere riceverli nel nostro salone qua, nel nostro stand al salone Cosmoprof, e
Vi verremo a trovare anche il prossimo anno. Vediamo il prossimo anno cosa di nuovo riusciamo a farvi vedere.